stata una bella esperienza, è stata la prima chiamata in nazionale per entrambe, anche perché abbiamo 19-17 anni. È stata un'opportunità che ci è stata data dalla federazione, che ha investito su di noi, su noi giovani, una linea verde, infatti eravamo tutte ragazze molto giovani. È stata una bella esperienza, nessuno si aspettava che portassimo a casa questi risultati, sono arrivati e quindi siamo felici di questo. Oltre a quello di squadra, tu vanti anche un'altra vittoria, che è quella nell'individuale. Mi è stata data la possibilità di gareggiare nella gara individuale senior e individuale under 23 e ho conquistato anche il titolo individuale under 23. La società e gli allenatori sono stati contenti, immagino di sì. Sì, sì, per Luca Conti, che è il nostro presidente, è già stata un'emozione anche per lui che due allieve della bocciofila che ci ha allevato lui sono stati chiamati in nazionale, quindi un attimo gli è venuta la lacrima, si è emozionata anche lui. E anche la Germana, bisogna ringraziarla perché ha speso anche su di noi, perché poteva chiamare benissimo altri che avevano più esperienza, ha stravolto tutto e ci ha dato fiducia e è andata bene. Adesso quali sono i prossimi impegni? I prossimi impegni in realtà ancora nulla. Noi sappiamo che come data ci sono i mondiali in Argentina a marzo, ma noi non speriamo in niente, già è andata bene questa chiamata agli europei, anche troppo, quindi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Beh, è un grandissimo risultato a cui, devo dire, quasi la bocciofila Lucrezia ci ha abituato negli ultimi anni, perché dopo tutta una serie di successi a livello nazionale con la vittoria dei campionati appunto italiani a squadre e o individuali, e quest'anno è arrivato questo grandissimo successo e ovviamente un'altrettanta soddisfazione a livello europeo, e quindi devo dire che è stata sicuramente una grandissima soddisfazione per tutto il territorio, che è orgoglioso di avere ovviamente in una disciplina forse sicuramente meno blasonata rispetto a altre discipline sportive, quali quelle del calcio, della pallavolo, ma sicuramente stiamo parlando della vittoria di un campionato europeo con un torneo a 10 nazioni e soprattutto leggere l'emozione negli occhi delle due atlete che hanno rappresentato il campionato europeo, la bocciofila Lucrezia, è senz'altro ovviamente motivo anche per l'amministrazione comunale di orgoglio, di soddisfazione, e va a loro anche un ringraziamento perché questa volta hanno addirittura portato il nome di Cartoceto in giro appunto per il panorama europeo.